Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video tag tutto dedicato alla primavera. Io l'ho visto sul canale di Flowbag, però il tag che si intitola Profumi e colori della primavera è stato ideato da Antonella del canale Consigli di Antonella 2, ma se non ho capito male è stato fatto in collaborazione anche con altri canali, quindi io vi lascio tutto in info box così facciamo prima. Partirei subito con le domande che comunque non sono pochissime, quindi non mi perdo troppo in chiacchiere. Prima domanda, qual è il profumo primaverile che consigli e preferisci? Dunque, io, come sapete, non uso tanti profumi. Di solito parlo sempre del profumo J'adore, quindi sono sempre un po' ripetitiva perché è il mio profumo preferito, ma questa volta vi stupisco e ve ne faccio vedere un altro. In particolare mi riferisco a questo di Rocher alla lavanda e mora. Questo mi è piaciuto tantissimo, è più un'acqua profumata che un profumo, almeno nella sua durata, perché non ha una durata molto lunga, sicuramente non si può paragonare a quella di un profumo, però comunque è buono, profumato, fresco, quindi insomma mi fa piacere utilizzarlo in primavera. Che tipo di crema viso inizierai ad utilizzare in primavera? Più che iniziare ad utilizzarla, diciamo che continuerò ad utilizzarla e si tratta di questa crema idratante protettiva acqua alle rose. Questa mi piace tantissimo sia come profumazione che come qualità perché mi idrata tantissimo la pelle. Io avevo un problema di pelle secca e devo dire che questa me lo ha abbastanza risolto, nel senso che quella sensazione di pelle che tira non ce l'ho più, quindi mi sono trovata veramente benissimo. Inoltre ha un profumo di rosa veramente delicatissimo, quindi mi piace tanto associarla alla primavera. Quale crema o burro corpo utilizzi in primavera? Io vi faccio vedere questo barattolone gigante che in realtà è una mousse corpo, quindi diciamo che è una crema corpo mista burro corpo, insomma ha una consistenza particolare ed è alle fragole e cioccolato. Questa è la consistenza, ma io so che non vedete niente perché sono consapevole che ci sono i riflessi. Comunque ha un profumo di fragole e cioccolato veramente delizioso, è ottima da usare in primavera, molto nutriente, avete bisogno di poco prodotto perché si assorbe abbastanza facilmente e nutre la pelle parecchio, quindi non dovete mettere tanto prodotto. Io l'ho trovata su Notino, magari vi lascio i riferimenti giù in info box, quindi la marca, vi lascio tutte le caratteristiche. Quali colori preferisci sulle unghie in questa stagione? Io, come potete vedere, sono una sostenitrice del rosso in tutte le stagioni. A me il rosso piace sempre, estate, inverno, primavera, autunno, mi piace tantissimo. Però, tuttavia, in primavera sono anche disponibile ad utilizzare colori un po' più tenui, tipo un rosa antico, magari un bianco perlato. Però, se uso il bianco perlato, magari lo uso come base, faccio sopra una nail art, quindi anche colori un pochino più chiari. Ma io di solito amo il rosso. Poi, quali sono per te le tinte e rossetti ideali per la primavera? Io non faccio tanto caso alla stagione, metto il rossetto in base a quello che mi va di mettermi quel giorno. Però di solito in primavera magari utilizzo qualche nude in più, quindi magari colori un po' più chiari oppure anche un rosa molto chiaro, perché a me il rosa non sta tanto bene, però se è molto chiaro e quindi tende a un colore naturale, diciamo che mi sta meglio, quindi anche quel tipo di colore ogni tanto lo uso. Ma posso anche usare un marrone che non è assolutamente un colore primaverile o almeno non è associato alla primavera, però se è un po' più chiaro io comunque lo utilizzo. Quindi insomma, diciamo che dipende un po' da come mi va quel giorno. Poi, sesta domanda, quali sono per te i colori ideali da applicare come ombretti in questa stagione? Vi potrei dire dei colori rosati, dei colori nude, però anche qui io mi trucco in base al momento, diciamo, magari lo posso mettere nero, ma non sto a guardare se è primavera, se è autunno, se è inverno, se è giorno, se è sera. Se mi va di mettermelo nero, me lo metto nero, se no anche verde, azzurro. Ma io non vado a stagione, come colori di smalto, di rossetti e di ombretti davvero non seguo le stagioni. Poi, settima domanda, fondotinta, BB cream o CC cream, come colorerai la tua pelle? Io utilizzo il fondotinta, mi piace, mi trovo bene e non ho mai cambiato, diciamo, tipologia perché mi piace così.
Quali terre e blush utilizzerai in primavera? Ve ne faccio vedere due. Questa è una palette di blush della Essence, è molto vecchia, è una palette veramente vecchissima che ha queste tre tonalità e le utilizzo tutte e tre in base alla giornata, diciamo così. Invece come terra, sempre di Essence, utilizzo questa, che è una terra matte, con un colore diciamo medio, perché io ho la pelle abbastanza chiara, quindi non voglio fare dei mascheroni con dei colori troppo scuri, però questi sono i due colori che utilizzo. Prossima domanda: mostra una borsa che indossi in primavera. Sicuramente vi faccio vedere la borsa che sarà la mia compagna, diciamo, di uscita in questa primavera, che è questa Vendula London che mi ha regalato il mio compagno per il mio compleanno. Ho fatto un video sui regali di compleanno, quindi potete andare a vedere quel video, ve la facevo vedere meglio nel dettaglio. Ultima domanda: mostra un capo d'abbigliamento che rappresenta per te un must have per la primavera. La giacca di pelle. Per me un must have per la primavera è sicuramente la giacca di pelle. Questa è la mia, è chiara, quindi colore primaverile, mi sento molto a mio agio e mi piace tantissimo indossarla in primavera. Ho cambiato prospettiva perché è successo mentre stavo finendo il video che mi è anche finito lo spazio sulla telecamera, quindi si è spento tutto mentre stavo per salutarvi. Quindi diciamo che per non lasciare il video a metà ho cambiato strumento, sono passata al cellulare, però ero comunque arrivata all'ultima domanda, quindi vi saluto, vi invito a fare il tag se volete, poi magari se lo fate fatemelo sapere nei commenti così lo vado a vedere. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.